Benvenuti e bentornati nel mio canale Yoga con Luna. Ho pensato di iniziare a trattare un po' di argomenti filosofici di yoga, come mi è stato richiesto da una ragazza, ciao Cristina. Mi sembra adatto per questo periodo iniziare dai Niyama, che sono uno degli 8 passi di Patanjali della realizzazione del sé, come diventare esseri umani migliori, sviluppare questa connessione tra corpo, mente e spirito, essere completamente realizzati e soddisfatti di quello che siamo per vivere una vita davvero completa e davvero presenti in quello che stiamo facendo nel nostro mondo. Ovviamente lo studio dei Niyama richiede un lavoro interiore non solo sul corpo, ma proprio anche sulla mente e sul nostro spirito. Quindi sono degli argomenti che ci toccano da vicino e sono complicati o suscitano in noi delle sensazioni magari spiacevoli, ma tutto questo fa parte della nostra crescita. Non potrebbe esserci miglioramento senza una sensazione di disagio che ci spinge, ci sprona verso un qualcosa di migliore, verso risolvere determinati meccanismi che ci sono dentro di noi. Riassumendo, i Niyama sono proprio un'osservazione dello stato interiore e un prendersi cura delle dinamiche che ci sono dentro di noi. Il primo Niyama è Saucha. Saucha è la purezza interiore, la pulizia in generale. Ma che cosa vuol dire pulizia? Per Patanjali questa purezza e questa chiarezza non sono solo dal punto di vista del corpo, in cui assolutamente è necessario mantenere il nostro corpo il più in salute possibile, il più pulito possibile per la nostra salute innanzitutto, perché il corpo è un nostro tempio sacro e se dentro questo tempio ci sono delle dinamiche che non vanno bene oppure iniziano a crollare dei pilastri, tutto ciò si riversa nelle nostre relazioni sociali e nel nostro mondo esteriore, quindi se qualcosa dentro di me, nel mio organismo, non va bene, ovviamente si rifletterà sul mondo esterno. Volersi bene in tutto e per tutto, mantenere una dieta di tipo sattvico. Sattvico nello yoga significa appunto purezza, equilibrio. Mangiare cibi che non siano processati, molta frutta, molta verdura, dare energia al nostro corpo. Mantenere il nostro corpo in equilibrio anche dal punto di vista digestivo e quindi dell'assorbire i nutrimenti necessari per la nostra vita. Ma non c'è solo la componente fisica, ovviamente. Saucha si intende anche come pulizia mentale. Fare ordine nei nostri pensieri, non far sì che la nostra mente schizzi a destra e sinistra come una scimmia impazzita. Semplicemente prestare attenzione ai nostri pensieri, a cosa stiamo pensando, perché lo stiamo pensando. Studiare un po' tutte queste dinamiche di causa-effetto, quindi perché sto pensando questa cosa, e in qualche modo cercare di creare spazio tra un pensiero e l'altro, cercare di fare ordine in qualche modo nella nostra mente. Questo è importantissimo per poter riuscire a lasciare andare tutti i veleni mentali che sono rabbia, invidia, gelosia, ripulire la nostra mente da questi concetti stagnanti che in qualche modo, se sono presenti dentro di noi, si riverseranno per forza di cose nel mondo esterno, perché tutto ciò che pensiamo si trasforma in un atteggiamento nei confronti degli altri, in azioni nei confronti degli altri. Avendo una mente chiara, pulita, libera da tutte queste problematiche, da tutte queste negatività, ci permette appunto di vivere con più serenità, con più consapevolezza e con più pace. Come fare a prenderci cura di noi stessi, quindi? Innanzitutto bisognerebbe distinguere che cos'è un'abitudine e che cos'è un rituale. L'abitudine è un gesto meccanico che facciamo tutti i giorni e a ripetizione senza neanche renderci conto di farlo veramente. Può essere farsi la doccia velocemente dopo la palestra oppure lavarsi i denti la mattina o lavarsi la faccia e poi correre via lavoro. Ecco, questa è un'abitudine. Invece il rituale è quel dar senso a cosa stiamo facendo? Mettere un'intenzione in quello che stiamo facendo. Dopo una giornata veramente pesante, posso decidere, ok, adesso dedico del tempo a me stessa, mi faccio un bel bagno caldo, una bella doccia calda per lasciare andare le tensioni, ripulire la mia mente
e basta, lasciare andare tutto ciò che non mi serve e poi il giorno dopo ricominciare. Questo porta del significato nella nostra vita e in particolar modo ci stimola a riflettere su quell'aspetto che non ci sta bene in quel momento preciso, oppure che vogliamo cambiare. Un altro aspetto di Saucha molto interessante può essere quello dell'ambiente che ci circonda. Infatti, se viviamo in una stanza caotica o in un ambiente di lavoro disordinato, non riusciamo davvero a esprimere noi stessi perché siamo costantemente distratti dagli oggetti intorno a noi oppure ci sentiamo soffocati e bloccati nella nostra stessa stanza. Il creare ordine, il ripulire, il prestare appunto cura dell'ambiente circostante o della nostra casa permette allo stesso tempo di creare spazio dentro di noi, di creare un ambiente ideale per poter esprimere ciò che siamo e per poter sentirci completamente a nostro agio. A livello di pratica yoga, come possiamo ripulirci? Consiglierei una pratica energetica, quindi una pratica che ci faccia sudare, che faccia espellere le tossine e quindi ripulire il nostro corpo dall'interno. Ma possiamo pensare banalmente anche alle torsioni. Tutte le torsioni che implicano una rotazione della colonna vertebrale stimolano in qualche modo il nostro addome, il nostro sistema digestivo e a livello filosofico il nostro terzo chakra, il nostro fuoco interiore, i processi di trasformazione e i processi di digestione. Questo permette in qualche modo di integrare tutto ciò che non va, trasformarlo e rigenerarci. A livello di pranayama invece, quindi di respirazione, possiamo pensare di ossigenare bene tutto il nostro corpo e poi buttare fuori con l'espirazione dalla bocca tutti i residui di energia stagnante, tutti i residui di respiro, per poi ricominciare e ripulirci con un'altra bella ispirazione. Oppure possiamo praticare il Kapalabhati, il respiro del fuoco, che consiste nel contrarre l'addome durante l'espirazione. Quindi forzare l'espirazione e rendere l'ispirazione naturale. Quindi è questo. Dalle narici. Questo stimola l'energia nel nostro corpo, infatti sentiremo una sensazione di calore e per chi non è abituato anche un po' di giramenti di testa. Ma è normale, questo serve appunto a stimolare il nostro fuoco interiore, il nostro terzo chakra. A livello di meditazione possiamo semplicemente praticare la cosiddetta mindfulness, quindi prestare attenzione ai nostri pensieri, creare spazio tra un pensiero e l'altro. E più cerchiamo di allungare questo spazio, questa pausa tra un pensiero e l'altro, più riusciamo in qualche modo a percepire questa sensazione di pace, questa sensazione di ciò che davvero siamo nel momento presente. Sempre riferendoci all'elemento fuoco, che è un elemento di pulizia, di trasformazione e di in qualche modo bruciare tutto ciò che non ci serve, possiamo praticare il Surya Mudra, il mudra del sole. Quindi a livello energetico, ovviamente in maniera simbolica, il dito anulare rappresenta l'elemento fuoco e il pollice il nostro io. Quindi unendo pollice e anulare andiamo a stimolare l'elemento fuoco e questo è il Surya Mudra. Possiamo utilizzarlo nella meditazione, nel respiro del fuoco che abbiamo visto prima nel pranayama, oppure in qualche posa statica della nostra pratica yoga. Questo ci ricorda appunto di portare alla luce, portare nel mondo l'elemento fuoco che c'è dentro di noi, il sole, il Surya che c'è dentro di noi. Io vi ringrazio davvero tantissimo per la visione e vi ringrazio degli oltre 400 follower sulla pagina Yoga con Luna, Monza e Brianza. E vi invito inoltre a iscrivervi qui sotto al canale YouTube perché caricherò molti di questi video inerenti alla filosofia, alla pratica, alla meditazione. Ogni lunedì sarà presente un nuovo video e io non vedo l'ora di ritrovarci tutti qui per discutere. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate e non vi dimenticate, lasciatemi un like al video. Alla prossima allora, namaste!